gas di ritorno dallo scambiatore. Praticamente abbiamo il gas che esce fuori dallo scarico acqua. Scambiatore bucato. Abbiamo questo Pasto Master 60 HE. Ha avuto un problema con il condensatore, si è rotto e ha fatto andare l'acqua nel circuito del gas. Abbiamo ordinato il suo condensatore nuovo, il compressore nuovo, questo qui è il suo vecchio filtro, e ora andremo anche, abbiamo già aperta, andiamo a smontare l'orifizio della valvola, andiamo a soffiare l'impianto e l'andiamo a sistemare. Procediamo. Adesso abbiamo soffiato l'impianto, abbiamo rimontato il gello, ristretto il pochettone, abbiamo sostituito il filtro, queste sono le saldature, e adesso andiamo a mettere su il compressore. Siamo andati un po' avanti, abbiamo rimontato il filtro, un orifizio sulla valvola, l'abbiamo coperta col suo Armaflex, abbiamo ricoperto il tubo di aspirazione con l'Armaflex, abbiamo protetto dalla condensa che può fare, abbiamo fissato il compressore. Ora, ecco, abbiamo fissato anche tutta la parte dei collegamenti del pressostato, della pressostatica, degli attacchi di servizio, e abbiamo saldato anche il condensatore, mi ha dato una sistemata, un pochino una cablata ai cavi, una roba che abbiamo scollegato prima, e ora l'abbiamo messa in vuoto. Il vuoto è stato fatto, ora è 2 giorni che è qui, penso che basti, e abbiamo iniziato a rimontare il frontale, sta nel frattempo, e abbiamo ricontrollato tutto, si è tutto al suo posto, e dopo faremo una pulizia interna, non ha molto però, non è molto sporco però comunque la
facciamo, andiamo a sostituire le boccole, la boccola dell'albero in alto, questa, e la boccola in basso, questa qui. Ora se rimontiamo anche la sua docetta, è stata pulita, e a breve facciamo la ricarica di gas e lo proviamo. Siamo già preparati un po' con la bilancia, la bombola, l'impianto è sempre in vuoto, è ancora lì, e abbiamo messo in alta pastorizzazione, siamo lì circa 39-40 gradi e almeno abbiamo un po' di tempo per far lavorare il compressore e vedere come lavora. Siamo già stati a controllare le resistenze, funzionano tutte. Sono tutte nei parametri. Ecco. Allora, abbiamo aspettato qualche secondo che le pressioni si stabilizzano. E ora andiamo a cercare per un'alta pastorizzazione, andiamo a cercare raffreddamento, maturazione. Ora vediamo che la pressione scende, la bassa scende, l'alta salirà un pochino. Ok, qui abbiamo anche da regolare l'acqua, il raffreddamento dell'acqua, perché era stato variato nelle prove che avevamo fatto. Questa è la valvola pressostatica, tra un pochino andiamo a regolare anche il flusso dell'acqua. Vediamo l'occhio spia, c'è ancora poco gas, quindi è normale che faccia così. La temperatura è arrivata a 42, deve arrivare a più 4. E ora iniziamo a completare un po' la carica. Non tutto insieme, se no affoga. Ora siamo sui 7 etti qualcosa. Bene, ci siamo quasi, siamo a 7 gradi. Ora le pressioni si sono stabilizzate, abbiamo di bassa, abbiamo 2,2 più o meno, un meno 16 e un 16 bar di alta. Il gas è questo qui, è un 4,5,2 e niente, tutto sta funzionando regolarmente. Abbiamo regolato la valvola pressostatica in maniera che resti sui 16 bar. Abbiamo una pressione di rete, di qua. Abbiamo una pressione di rete di 3 bar. Ora qui mentre sta lavorando è scesa a 2,5. E niente, possiamo dire che il lavoro è quasi completato, ora resterà che pulirlo all'interno. Comunque lo proviamo ancora qualche giorno, resterà in prova e poi dopo lo consegniamo. Thank you.
Ecco qua, quasi pronto.